Dentro questo libro ci sono i problemi che conosciamo tutte, tutte, i problemi che la politica si occupa da molto tempo e che spesso e volentieri non riesce a risolvere. È importante che queste signore ci dicano come la pensano. Credo che ognuna di loro ci possa mettere qualcosa se condivide minimamente quello che penso io, cioè che la sorellanza per noi è una grande arma collettiva. La sorellanza, allora lei la descrive così: la solidarietà tra le donne, quella che troppo spesso manca, ma che quando arriva è come una scintilla di luce, supera ogni cosa, ogni buio, ogni timore. Sorellanza è anche l'amore tra sorelle, sorelle vere, quelle che sono cresciute insieme, che hanno condiviso la famiglia d'origine, i momenti belli come quelli brutti. Nella mia vita professionale, e soprattutto in quest'ultima parte, quella che mi ha visto sindaco della capitale d'Italia, io non ho avuto sorelle. Tu hai citato un episodio, quello del cartello con scritto scrofa. Io ricordo per esempio il titolo di Libero, Patata bollente, per cui ho ottenuto nei confronti del giornalista una condanna. Ma a parte pochissime persone, tre che si possono contare sulle dita di una mano, io non ho ricevuto alcuna testimonianza di solidarietà dalle donne, soprattutto dalle donne di altri partiti politici. Infelice l'uscita, lo dico, della ministra delle pari opportunità qualche giorno fa, nella quale ha detto, riferendosi a me, alcune donne in politica dovrebbero dimostrare quanto valgono. No, veramente, non è che si devi dimostrare quanto vali in politica, lo devi dimostrare sempre. Ma non come donna, come uomo, come persona, ma era una frase davvero infelice detta da una ministra che si occupa di pari opportunità. E io non ho sentito voci, se non quelle del mio partito. Io credo che la sorellanza sia una cosa fondamentale, dobbiamo iniziare a capire che noi siamo le prime artefici di questa comunità e dovremmo essere in grado di superare determinati steccati, prenderci per mano e fare una battaglia insieme, per tutte noi. Dico che se c'è una donna che ha potere, l'approccio che tu hai rispetto a quella donna è diverso rispetto all'uomo. Hai molte più armi anche per attaccarla. Questo sì, ci sono delle diversità su cui ognuno di noi, a prescindere dai ruoli che abbiamo, a prescindere dai compiti che ci siamo dati, dobbiamo intervenire perché quella sorellanza, a cui non abbiamo ancora dato una definizione, trovi uno spazio nella vita quotidiana di ognuno di noi. È molto, molto difficile in realtà ipotizzare che si riesca a concretizzare la sorellanza di cui parlava Mirta. Ogni qualvolta ho cercato di creare delle aggregazioni tra donne, secondo me è un fatto caratteriale, nel senso che se alcuni uomini si mettono insieme per raggiungere un qualsiasi obiettivo, possono anche tra loro non sopportarsi e ci riescono. A me è capitato proprio, anche con delle mie amiche, di dire: guarda, io vorrei fare anche cose, quando ero soltanto avvocato, vorrei fare questa cosa anche con Tizia. Dice: sì, la puoi chiamare, ma prima io devo chiarire che per me non va bene questo. Dicevo: no, perché se tu chiarisci, poi questa non viene con noi. Gli uomini, secondo me, se devono raggiungere un obiettivo, non hanno la pancia e l'ansia del chiarimento. Invece io mi sento dire: per me tu puoi prendere questa la Serracchiani, prima chiariamo bene. Ma che devi chiarire? Io vorrei che fossero poco più ipocrite sotto questo profilo. La sorellanza, è vero, bisogna saper fare di più squadra, bisogna sapersi rispettare. Il potere non è brutto, a me piace il potere. Sono stata contenta di fare la ministra perché lì ho potuto fare una parte delle cose che io volevo fare, ma per arrivare lì c'è bisogno di tanta sorellanza, perché per arrivare una donna a svolgere una funzione di potere è che devi togliere un uomo. Non è che si moltiplicano i posti, perché se si moltiplicano i posti non è più potere, sono cooptazioni che non ti portano da nessuna parte. Se quelli sono i posti e devono arrivare le donne, vuol dire che devi togliere gli uomini, e allora se non c'è sorellanza, lì tu sei più debole. Mirta è stata una delle persone, anche insieme a Giovanni, che hanno accompagnato le mie interviste, anche quelle più sfidanti, più difficili, e la ringrazio per tutto quello posso che ha fatto. Posso dirti una cosa, anni. Luigi, perché tu hai fatto un'intervista da Lilli Gruber l'altra sera, hai detto una cosa che mi ha molto colpito per la franchezza con cui l'hai detta, e cioè hai detto che a un certo punto hanno detto che tu eri omosessuale. Questa cosa per te è stata complicata, non perché tu abbia nessun problema, cioè non è così, fine, ma non è che lo considero un insulto. So però che è stato usato per screditarmi, e allora io su questo voglio che riflettiamo tutti. Tu hai detto una cosa vera: in politica ogni tanto si usano delle cose per screditare l'avversario,
E Luigi con sincerità l'ha detto pubblicamente a una trasmissione televisiva. Beh, con noi donne capita tutti i santi giorni che ci dicono qualcosa per screditarci, tutti i santi giorni. E normalmente, come dicevamo, è legato sempre a qualche favore sessuale che abbiamo concesso in cambio di arrivare da qualche parte. Questa cosa qui dobbiamo cominciarla a dire con molta chiarezza. A me è molto piaciuto che lui l'abbia detto pubblicamente, francamente, perché penso che ogni tanto bisogna uscire dalle ipocrisie. E ognuna di noi donne sa che c'è stato un momento della vita in cui hanno detto qualcosa per screditarci e questa cosa ci ha fatto un male del diavolo. Se non smettiamo di fare questo e se nel discorso pubblico non cominciamo a dirlo pubblicamente, non faremo mai un passo avanti. No? In bocca al lupo, mister.